vediamo questa sera è nato da un incontro con Mauro, che è Mauro Morando, che ci sta seguendo. Queste qui sono le sue fotografie. Se siete in zona Genova e avete modo di crearvi una serata su fotonaturalistica e macro, vi metto in contatto perché è stata davvero una bellissima serata, tutta dedicata alla macro. Questo qui è lo scatto originale, è uno scatto, questa sequenza qui è stata fatta con la raffica, quindi qui l'uccellino è andato un po' fuori fuoco durante la raffica, anche perché chiaramente non stava fermo, come potete vedere si è mosso da uno scatto all'altro, vedete nella stessa immagine. Quindi questo qui è lo scatto originale, questo qui è il DNG, ok? E questo qua è il DNG. Vedete qui chiaramente si riesce a vedere la differenza rispetto alla nitidezza di quelli, ok, perché era un pochettino fuori fuoco. Allora mi sono detto, boh, vediamo un attimo cosa si può fare per sistemare un'immagine di questo tipo. E ho trovato due soluzioni, tra cui una che è una cosa che ho imparato la notte dei tempi e che raramente per pigrizia mi capita di fare, però su un'immagine di questo tipo ha dato un risultato secondo me affascinante da un certo punto di vista e vi faccio vedere quello che ho combinato, poi vi fate voi, insomma, tirate un po' le conclusioni. Quindi l'immagine di partenza era comunque questa qua, sono partito da questo, qui lo vediamo al 100%, da questo file, da questo RAW qua, dove sono andato a ridurre un attimino il rumore, l'abbiamo visto in un paio di webinar fa, lo vedete qui a destra con il denoise, con l'intelligenza artificiale, per ridurre un pochettino il rumore. Poi mi sono detto, vado ad applicare la maschera di contrasto, il filtro maschera di contrasto in Photoshop per vedere di cavare fuori qualcosa da questo piumaggio che è venuto un pochettino sfocato. E i risultati sono questi qua, adesso li vediamo un attimo e ci ragioniamo. Sono diverse cose, quindi ingrandisco al 100%. Ok, qui vedete il rumore è già sparito, vedete non si vede più il rumore, questo qui è l'oggetto avanzato con il denoise dell'intelligenza artificiale di Camera Raw. Insomma, direi che ci ha messo, ovvio, sempre ultra morbida l'immagine, questo è chiaro, però ci ha già sistemato, insomma, togliendo il rumore, piumaggio si vede abbastanza. Poi tenete presente che è un'immagine molto grande, questa qua, Quindi eccola qua, è un 30x40 la risoluzione del sensore dell'Olympus, e quindi se si va poi anche a ricampionare, a ridurre, diciamo, o addirittura a proporla per il web, diciamo che la cosa potrebbe anche da un certo punto di vista finire qua. Però ho detto, boh, proviamo, ed era da una vita che non mettevo mano alle maschere di contrasto per cercare di sistemare immagini non proprio nitidissime e ho approfittato dell'occasione. Quindi ho aperto il RAW come oggetto avanzato, per cui dalla camera RAW siamo qua dentro. Qui in basso vedete dove c'è Open, ci cliccate qui, apri come oggetto. Si vede qui in basso a destra il menu, lo vedete qua? Ok, apri come oggetto, apri come oggetto avanzato perché poi chiaramente sapevo che avrei utilizzato il filtro e quindi mi veniva comodo lavorare come oggetto avanzato perché poi avrei avuto i filtri in modalità avanzata, li vedete qua. E sono andato ad applicare la maschera di contrasto. E come vedete, chiaramente la maschera di contrasto, ok, mi ha aumentato la nitidezza sul piumaggio, però ovvio ha ritirato fuori il rumore sullo sfondo. Quindi vedete, il filtro maschera di contrasto sta qua dentro, filtro nitidezza, nella versione in italiano, maschera di contrasto. Tra l'altro, nel webinar di questa sera, non so se c'è Francesca, l'altra volta avevamo visto velocemente quel discorso di andare a aumentare la nitidezza su un'area e però andare
andare poi a non aumentare la nitidezza dove c'è la riduzione del rumore, che è quello che rivedremo un po' questa sera con un pochettino più di calma. Questa maschera di contrasto qua, doppio clic sul nome del filtro, mi si apre la finestrella. L'ho applicata a valori decisamente alti, 500 e 22, 22 di raggio. Vediamo un attimo tutto il ragionamento, quindi un attimo tolgo l'occhietto, tolgo la maschera di contrasto, andiamo nel menu filtro, nitidezza, maschera di contrasto. Facciamo che partiamo da un valore di raggio, portiamo bassi, il fattore amount qui lo tengo molto basso, almeno vediamo tutto passo passo. Allora, visto che qui il dettaglio fondamentalmente è molto fine, vedete, ci sono righine, 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 righine di queste piumette. Mauro, scusami, io le chiamo piumette, avranno un nome scientifico molto. Scusa, solo una cosa, Daniele, visto che ti Sì. sei interrotto un attimo, mi hai preso un momento di contropiede all'inizio, non sapevo bene i contenuti del tuo video di oggi. Mi faceva piacere dire a tutti che io ti ho dato due scatti brutti, cioè nel Sì, senso sì, sì. che questo aveva un senso, diciamo, dal punto di vista tecnico per l'elaborazione che tu stai spiegando, Certo. però non sono due scatti felici né come soggetto né come sfondo. Pur essendo uno a fuoco e l'altro no. Ecco, lo dicevo perché, diciamo, la mia opera può sembrare un No, 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 ma ho fatto. pochettino. No, no, ho Ok. fatto vedere prima quello perfetto. Ho anche spiegato che uno è sfocato perché è scattato a raffica e quindi Sì, volatile si non è muoveva. quello, ma io dico compositivamente e come ambientazione, tutto sono due scatti comunque brutti, ecco, perché il soggetto ha delle cose davanti, lo sfondo non è assolutamente omogeneo, insomma, io te li avevo scelti solamente per permetterti di Certo, fare questo. sì, Ok, no, no, mi chiudo. certo, sono pertinente a questo discorso dell'uso della maschera di contrasto. Quindi, ma a parte che secondo me vanno benissimo, comunque sono ottimi. Quindi dicevo, abbiamo questi dettagli molto fini, tutte queste righine del piumaggio, per cui. Sono partito con un raggio sotto l'1, diciamo così, e poi andiamo ad aumentare il fattore, che è un po' l'acceleratore del nostro filtro. Vediamo che adesso stiamo arrivando a valori piuttosto alti, oltre al 100, non è che si aumenta molto di nitidezza. Allora ho incominciato ad aumentare un po' col raggio e come vedete, poi qui va a gusti decidere dove fermarsi. Adesso qui incomincia a manifestarsi la nitidezza, se scendiamo un po' con intensità, ci si potrebbe a un certo punto di vista fermare anche qui. Comunque io poi ero andato un pochettino, avevo ancora poi aumentato, perché ho cercato di arrivare un po' al massimo, più che altro per renderlo molto visibile. Eccolo qua. Ecco, come al solito, occhio quando si fanno sti lavori agli aloni che saltano fuori. Adesso qui incomincia a manifestarsi l'alone sul bordo perché c'è il raggio molto grande, infatti poi sono sceso e voilà, ok. Qui abbiamo il tasto di anteprima e come vedete, quando ci sono quei dettagli, il filtro fa il suo lavoro, per questo nulla da dire. Quindi su immagini di questo tipo io vi consiglio partite magari con un raggio sotto l'1. Incominciate ad aumentare il fattore e vedete un attimino cosa succede. Occhio poi sempre agli aloni, quindi le zone di stacco tra una linea di pixel chiari e una linea di pixel scuri. E eravamo arrivati, avevo tirato a 500 al massimo. Vedete, poi possiamo abbassare un pochettino. Scendiamo di raggio perché qui poi va a gusti, ok? Qui lo stiamo vedendo al 100% di ingrandimento. Se dovessi stamparlo, eccolo qua, farei una visualizzazione al 50%, direi che qui nulla da dire. Insomma, la nitidezza, perlomeno nel piumaggio, qua nella parte più sul piano di fuoco, più vicino all'obiettivo, ci abbiamo preso. Quindi diamo l'ok e boh, fatto. Rimane il problema del rumore che la maschera di contrasto ha ritirato fuori intorno all'uccellino, ok?
Fino a qua tutto chiaro? Sì. Più o meno ragionamento generale, ok. Assolutamente sì. Così chiaro. Bene, quello che volevo farvi vedere adesso invece è l'applicazione della maschera di contrasto in una maniera un pochettino più particolare, con una tecnica che si usava tempo fa. Quindi ho il mio livello oggetto avanzato. Vado semplicemente, un attimo che tolgo il pennello, lo vado a duplicare, me lo porto sopra e vediamo tutto quanto da zero. Quello che sta qua dentro lo raggruppo, lo metto in un gruppo, togliamo i filtri e voilà. Allora, si tratta di andare ad applicare la maschera di contrasto praticamente soltanto sui bordi delle cose che sono già abbastanza nitide. In questo caso, quel poco di piumette che riusciamo a vedere qui dopo l'intervento da Camera Raw con il riduci disturbo. Ragioniamola in questa maniera. Andiamo a prendere dal menu filtro eccolo qua. In inglese ce l'ho come stylize qua, comunque trova bordi. È un filtro che va a trovare i bordi, tutti i bordi presenti nel soggetto. Eccolo qui. Ve lo faccio vedere tutto quanto. Questa immagine qua la selezioniamo perché ci servirà poi per usarla come maschera. Quindi facciamo semplicemente un seleziona tutto. Lo faccio così un po' non in modo elegante, ma dovrebbe essere abbastanza chiaro. Un copia. Adesso me lo sono copiato. Andiamo nella storia e torniamo un attimino indietro. Adesso su questo livello che è sempre oggetto avanzato, quindi un livello normale, se vi serve, tasto destro, crea oggetto avanzato. Adesso qua c'è scritto rasterizza perché questo qua è un oggetto avanzato. Se fosse un livello normale ci sarebbe scritto crea oggetto avanzato. Andiamo nel menu filtro, andiamo a prendere maschera di contrasto, eccola qui. Viene applicato il filtro, lasciamo stare un attimo queste impostazioni. Clicco sulla maschera del filtro, tengo premuto il tasto opzione, lo visualizzo e faccio incolla. E mi si incolla quel filtro trova bordi che ho attivato un attimino fa. Adesso togliamo la selezione, deseleziona. Il ragionamento qua qual è? È semplicemente che andando a invertire la maschera, Ctrl I, se faccio clic sulla maschera, vedete la maschera qui nella parete livelli ha preso la cornicetta. Ctrl I o Command I la inverto. Nelle maschere dove c'è il bianco passa tutto l'intervento che andremo a fare. Qui l'intervento sarà quello del filtro, perché questa qui è la maschera del filtro avanzato. Dove c'è il nero nelle maschere tutto quello che andremo a fare verrà nascosto. Il bianco rivela e il nero nasconde. Quindi, se questa è la maschera del filtro, prima abbiamo visto che il filtro faceva il suo lavoro, cioè era su una maschera bianca e quindi veniva applicato su tutta l'immagine. Adesso invece abbiamo soltanto delle zone di bianco, quindi il filtro verrà applicato soltanto su quelle zone lì e dove c'è il nero non verrà applicato. La cosa un po' da fine, un po' da perderci un po' di tempo e da ragionarci sopra è poi andare a definire quanto devono essere grandi quei trattini bianchi che ha creato il trovabordi, per allargare o restringere le aree dove andrà ad applicarsi il Filtro. filtro. Per fare questo si usano due sistemi. Adesso ve lo faccio vedere con la visualizzazione della maschera attiva. Uno è andare a utilizzare la regolazione intervalli tonali dal menu immagine, regolazioni, livelli in inglese, ma cos'è? Valori tonali in italiano.
Vedete che se faccio così vado a chiudere ad esempio i neri o vado ad aprire i bianchi. Questo è uno, un attimo. Poi un'altra cosa che si utilizza è il filtro sfoca per allargare un pochettino le aree bianche su cui andrà ad agire il filtro. Quindi menu filtri, sfoca. Controllo sfocatura in italiano, vedete che se vado a valori bassi, chiaramente della sfocatura non viene sfocato nulla, se sto a zero non si vede nulla, chiaro, è che non sto sfocando, ma più sfoco, più quei i filetti bianchi si espandono. E dopo averli espansi, se vado in regolazioni livelli, li posso rendere aumentando il contrasto. Posso andare ad agire su tutte le zone su cui voglio che venga poi applicata la maschera. Quindi torno un attimo indietro, eravamo qua. Tolgo la visualizzazione della maschera. La maschera rimane sempre attiva. Qui ho il mio filtro, lo apro. Adesso il filtro sta agendo attraverso la maschera. Tenete d'occhio tutti i dettagli più fini. Sono tutti accesi, sì, ok. Adesso li vedremo poi all'opera. Guardate, sto accendendo e spegnendo. Si Okay, vede vedete benissimo. cosa viene applicato? Ad esempio non viene applicato qua sullo sfondo, perché sullo sfondo è Certo. tutto nero fondamentalmente. Certo. Sì. Diciamo che troviamo un sistema. A me questa cosa qua, su questo tipo di soggetto, mi è piaciuta un casino perché lasciava una strana naturalezza. Non era un intervento così forte come il precedente che andava, a mio avviso, a snaturare un po' tutta l'immagine. Quindi vedete, adesso io qui clicco sul tasto di anteprima, si vede che aumenta la Come nitidezza. no? Sì. Si vede bene. Sì. Diciamo, stiamo a questi valori qui, tanto poi posso sempre riaprirlo andando a ricliccare sul nome del filtro dentro la maschera del livello avanzato. Diamo l'ok. Adesso vediamo un attimo cosa succede se vado ad allargare un pochettino quella maschera. Andiamo, tengo premuto opzione, me la vado a visualizzare, andiamo prima a sfocare un pelo. Blu. Gaussian, eccolo qua. Non a 4, mi sembrava di essere stato a 2, dovrei prendermi sempre nota di queste cose qui, non lo faccio mai, ok. Quindi sfoco un pochettino, diamo ok e siamo arrivati qua. Qui abbiamo l'occhietto, vediamo il prima e il dopo. L'ho un pochettino allargato. Adesso andiamo a prendere la regolazione, valori tonali. Menu immagine, regolazioni, valori tonali. Mi rendo conto che è un po'. Ah no, scusate, devo evidenziare la maschera, se no me lo faceva sul livello con l'uccellino. Ok, regolazioni, valori tonali e voilà. Si vede, guardate che sto aprendo i bianchi, prendo il cursore dei bianchi. So se dentro la maschera, ecco, guardate, tenete un occhio, vedete che lo sto spostando a sinistra. Tenete un occhio anche qua sulla maschera, vedete che sto aumentando i bianchi, guardate come si vedono di più i bianchi. Man mano che allargo i bianchi aumenta, diciamo così, prendono più nitidezza tutte le righette. Adesso chiudiamo un po' i neri, perché vedete che adesso che ho allargato i bianchi, non so se si vede, vediamoci l'anteprima. È saltato fuori, comincia a saltare fuori un po' di rumore qua fuori, vedete? Si vede un po' di più, vedete? Adesso che c'è l'anteprima, perché ho aperto i bianchi, quindi si sta schiarendo anche lo sfondo, però io qui ho i neri e zacchete, aumento il contrasto e mi richiudo un attimino l'intervento. Diamo l'ok.
Riapriamo il filtro e vediamo se aumentando un po'. Qui chiaramente me lo fa vedere su tutta l'immagine, qua dentro. Certo. Come se non ci fosse la maschera. Se la maschera non ci fosse, tenete premuto il tasto maiuscole e ci cliccate sopra un attimo che tolgo il filtro. Voilà. L'intervento del filtro si Certo. applica su tutto, vedete, adesso ho tolto la maschera, è come se la maschera non ci fosse, cioè come se fosse tutta bianca, quello che abbiamo Certo. visto prima. Ci riclicco, andiamo qua dentro, è un po', insomma, una cosa me ne rendo conto abbastanza così, non è tra le cose più intuitive di questo mondo, però a me piace No, perché è lui, chiaro, è chiaro. beh, insomma, poi. Credo che è una roba che va applicata fondamentalmente dove hai questo tipo di soggetto, perché funziona bene dove ci sono tutte queste righine, queste cose Certo. da sistemare. A volersi allargare c'è anche il comando, quello che abbiamo visto in uno dei webinar dei mesi scorsi, il massimo, quindi filtro, altro. Il massimo che allarga le maschere. Certo. Allarga quello che è bianco, i contorni. Vedete, al minimo è qua, sempre di solito in modalità bordi arrotondati. Qui lo volevo provare anche sulla modalità quadrato, ma. Lasciamolo su. Così, vedete, minimo è così, ci si allarga un pochettino, allarga le righine, mentre Sì, si vede. allargava sfocando, ma creava una transizione e i livelli tonali facevano diventare le cose bianche più bianche, quindi da lì passava più intervento del filtro, le cose nere più nere. Questo qui mi allarga le righine, ok, massimo allarga. Allarga le righine e quindi va a prendere anche il nero che sta, magari si vede bene qua sul becco. Ecco, vedete che sono già 1,6, guardate come si sono ampliate. Sì. Anche, beh, lasciamo un attimo così, vediamo anzi, facciamo cancella, ritorniamo qui abbiamo il nostro prima e il dopo. Proviamo ad applicare, ho sempre clic sempre sulla maschera quando fate questi numeri qua. Ne abbiamo due, c'è Massimo che allarga le righine, Minimo che le restringe, però in questo caso Massimo perché volevo allargare un pochettino. Ecco, vedete, qui c'è l'anteprima, guardate che roba. È interessante come lavoretto. Siamo a tre, anche troppo forse. Vediamo un po' a uno. Non vedi quasi niente. Proviamo due. E qui dentro vedete l'effetto che fa, Sì, se sì. clicco dentro, prima e il dopo, prima e il dopo. E con l'anteprima qui a destra vedete l'effetto che fa sul piumaggio. Diamo l'ok. Se aumento. A un certo punto il raggio smetterà di funzionare perché poi uscirà dal bianco e troverà il nero e quindi lì finirà un po' il suo intervento. Ok, quindi questo qui era il lavoro, però vedete come in un colpo solo mi salva anche lo sfondo dove c'è il filtro, arriva da un livello dove ho applicato il filtro riduci disturbo. Certo, a differenza della maschera di contrasto di prima che lavorava su tutto, mi perdo un po' queste zone qua, perché lì dentro non c'erano dettagli da prendere. Poi chiaramente, occhio, chiaramente vedete qui la maschera, i contorni sono andati a prendermi anche il fogliame, tutte quelle cose lì mi sta facendo un lavoro massacrante, ok? Si vede. Lì poi basta andare a pitturare in nero, Sì, cioè sì, dove sì. non mi interessa. Non si fa intervenire. Eh sì, rimpiccioliamo. Un attimo che tolgo la finestra del Webex.
dove non interessa, si prende il nero, un pennello e via andare. Facciamo sto lavoro di qua. Beh, poi attenzione a non pitturare con la speranza che non ci sia da diventare matti a pitturare robe per non distruggere il nostro soggetto. Comunque, ok. Sì, chiaro, chiarissimo. Beh, ad esempio qui davanti, vedete, c'è quel filo, questo rametto, lì probabilmente bisognerà un po' ingegnarsi di pennello per... Eccolo qua, andiamo al 100%, togliamo il pennello. Ok, ah no, tanto il rametto, ecco, attiviamo il filtro, voilà. No, il rametto qui è andata di lusso, perché era già Sì, sfocato di va bene. suo, quindi lì il filtro fa poco niente, vedete, accendo, Sì, spengo, ma fa sì, poco niente. Invece là dove c'erano i dettagli è andato a fare il suo lavoro, anche qua sul becco, vedete, possiamo poi andare a fare un piccolo intervento, perché magari lì, voilà, mi piaceva sto becco lucido, voilà, ok, anche qua sopra togliamo alla veloce. Diciamo che se avete dei soggetti dove vi siete giocati un po' il fuoco e hanno questi dettagli piccolini, questo giro qui sarebbe da provare. Non gli piacevano sti livelli, scusate, perché se no qui faccio vedere le robe. Allora, qui ho il livello con la maschera di contrasto applicato dappertutto e si vede anche che è stato fuori chiaramente il rumore, però mi ha tirato fuori il dettaglio sul piumaggio, no? Io adesso devo togliere il rumore da fuori. Ci sarebbe un sistema elegante che di aprire l'oggetto avanzato, metterne un altro dentro, ma magari vediamo un'altra volta ancora un'altra soluzione. Vado a duplicare questo livello qua, duplica, duplica, duplica senza andare alla tastiera, così lo vedete. Tasto destro, duplica livello. Eccolo qui, è già sopra. Tiro via sto filtro. Per non saperne leggere né scrivere, stavolta lo rasterizzo perché non so cosa mi combina. Ok, qui mi ritrovo il mio livello con il rumore, il mio livello oggetto avanzato senza il filtro, per cui è ritornato come mamma l'ha fatto, cioè come è uscito da camera raw dopo aver applicato il denoise, il riduci disturbo con intelligenza artificiale. Ora, qui sopra ho questo qua e sotto c'è quell'altro con la maschera. Quindi a questo punto, quello che volevo farvi vedere, metto una maschera, occhio, questa volta la maschera è del livello e non è quella del filtro. Vedete che sta su una riga diversa, sta pari al livello. Vado a prendere il nero, il mio pennello e vado a pitturare qua sopra, quindi vado a nascondere. Non so perché l'ho fatta al contrario prima, maledizione. Ok, quindi vado a pitturare in nero, ora ho pitturato in nero. Vado a pitturare in nero e quindi vado a nascondere, erano al contrario, prima i livelli, accidenti a me. E quindi nascondo la parte dove agisce il filtro riduci disturbo. Questa maschera qua, poi, dove qua si vede lo stacco, andatela sempre a sfocare come tutte le maschere, quindi sfoca, 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 gaussiano. Facciamo un clic qua, vedete, andiamo a sfocare per andare a creare un po' di transizione. Ecco, vedete, tenete d'occhio questa zona qua, la vedete questa zona qui? Adesso ci metto la mano, no, un attimo, questa zona qua, oddio. Qua, tenete d'occhio, filtro, sfoca, sfoca, ci clicco sopra, lo evidenza, qui è 1,7, vedete che adesso aumenta, 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 Eccolo, sì. e crea la transizione, vedete, zacchete, c'è la transizione tra quello che è lo sfondo, che rimane fuori dalla profondità di campo, quindi chi se ne frega, lì non vado certo a diventare matto, ma... Quello che mi interessa poi è la zona centrale. A questo punto posso volendo, e qui vedete mi dà questo risultato che non è male, obiettivamente funziona, no? Però mi piaceva di più quell'altro perché era tutto così, vabbè, era questo qua, questo. Qui adesso ho acceso il livello con tutta quella maschera strana che abbiamo visto un attimo fa.
Boh, non lo so, mi sembra più dinamico, più reale. Comunque, siamo qui, poi anche qua riapro volendo il mio filtro e volendo posso anche qua magari ecco, andarlo ad abbassare un po', insomma, dai, stiamo così, non facciamo una roba da matti. Oppure volersi allargare, tanto se avete ancora 2 minuti, se mia moglie ancora non mi sta chiamando, quindi a volersi allargare, almeno le vediamo tutte quante. Mi tengo la, qui vediamo una roba proprio un pochettino più complessa. Mi tengo la mia maschera a manetta. Ok, doppio clic sul nome del filtro e qui è un po', anche se diminuisco, andiamo al 50%, magari è sempre un po' esagerata. E allora cosa faccio? Clic sulla finestra con la maschera del filtro e vedete che se prendo il nero e ci vado a pennellare sopra, opla, lì dove ho fatto il bozzo, l'effetto del filtro sparisce. Ctrl Z lo annullo. Allora io faccio così, clicco sul nero del colore di primo piano, si apre il selettore colore, clicco solo colori per il web perché mi viene incomodo per i grigi. Becco il grigio e incomincio a pennellare. Un po' in grigio, andiamo, ritorniamo al 100%. Voilà, sto pennellando un po' in grigio, quindi sto un po' riducendo quell'effetto molto forte. Magari lascio, non vado a pennellare in grigio sull'occhio. Vedete che se pennello con un grigio più chiaro, è quasi, mi riporto quasi nella situazione del bianco, e quindi vado a ricostruire il dettaglio originale. Quindi vedete qui la maschera con le pennellate un po' in bianco, un po' in grigio, ma questa è una cosa un pochettino più avanzata, però insomma non è solo da ricordarsene, insomma alla fine non è una roba così esagerata. E stessa cosa di qua, quindi qui ho pennellato in nero per visualizzare la parte di sotto. Anche qua dentro, vedete, se mi dà un po' troppo fastidio questa granulosità che è venuta fuori, perché questo qua è il livello con il filtro riduci disturbo. Ho pennellato in nero per far saltare fuori il livello che sta sotto, vedete, da quel grigio lì salta fuori il livello che sta sotto. Anche qua, volendo, posso, anziché pennellare proprio in nero, andarmi a prendere un po' un grigio un po' scuro, un pennello bello grande, e andare un po' a pennellare zacchete, non so se fino a che punto si vede, e vado a ricostruire un po' del riduci disturbo. E voilà, è forse ancora meglio di prima. Siamo partiti, devo recuperare l'originale, eccolo qui. Apro un attimo in Photoshop normale, diamo il 100%, zacchete, finestra, mettiamo le due e vediamoli appaiati. Ma se vedi, Una differenza enorme. Dov'è? Aspetta, Dov'è? E questo ingrandisci. Sì. Non c'è È paragone. abbastanza, con tutto questo numero di spennellamenti, mi sembra abbastanza naturale. Non c'è paragone. Boh. Mazza. E È boh. un'altra foto. Sì. È cambiata però dal giorno alla notte, è cambiato perché si vede molto di più Molto, molto vivido il filino. Sì, proprio. no, la cosa curiosa è che io non ci pensavo, che si è riusciti a recuperare la nitidezza da questa foto qui. E poi appunto con questi accorgimenti vi regolate l'intensità della maschera di contrasto.